Nerina Montagnani è stata la dimostrazione che nella vita non è mai troppo tardi per far valere le proprie capacità. Nata nel 1897, esordì al cinema all'età di 70 anni, diretta nel 67 in Da uomo a uomo, una pellicola di Giulio Petroni. A questo western fecero seguito molte pellicole comiche. All'età di 80 anni partecipò con Tognazzi, uno dei mostri della commedia all'italiana, all'episodio Mammina e Mammone del cult I Nuovi Mostri del 77, diretto da Scola, Monicelli e Risi. Nel 1985 partecipò alla parodia dei Promessi Sposi, realizzata da Antonello Falqui con il quartetto Cetra. Il suo ultimo film, Una botta di vita, lo girò nell'88, diretta da Enrico Oldoini all'età di 91 anni. Pensate che Nerina Montagnani, prima di diventare attrice e caratterista, era stata una domestica a servizio di una nobildonna. Poi però ha avuto modo e fortuna di partecipare a commedie all'italiana che hanno anche una certa popolarità ed importanza. Ricordiamone alcune. Vedo nudo di Dino Risi, commedia che affronta per la prima volta la degenerazione sessuale dell'uomo. Serafino di Pietro Germi, al fianco di Adriano Celentano. Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca, al fianco di Mastroianni, della Monica Vitti e di Giancarlo Giannini. La moglie del prete, al fianco di Mastroianni e della Loren. Anche se volessi lavorare, che faccio? Il debutto di Flavio Mongherini. Ultimo tango a Zagarol, la parodia di Ultimo tango a Parigi. Il soldato di Ventura, di Pasquale Festa Campanile. I nuovi mostri, già citato. E Delitto a Porta Romana, al fianco di Thomas Millian. Del tram non li prendiamo, signore. Ah no? No, offre la ditta. Grazie, merci, monsieur, molto gentile. Ringrazio, Giovanni. Grazie, molte, è un pronunciato bene. Andiamo, andiamo. A presto. Speriamo di no. Certo, ma come si fa a chiamare un bambino Rocky, Giovanni, Paolo, Enrico e Bruno? Vabbè, Rocky per l'attore, per Stallone, mister Stallone, no? Giovanni Paolo per la nonna, per papà! Evviva il papà! Enrico per Berlinguè, per far contenta di moglie. E Bruno? E Bruno perché il figlio è mio, lo chiamo come cazzo, mi pare. Yeah.